bello ragazzi, io sono Anghisius e prima di lasciarvi al video volevo dirvi che purtroppo, sfortunatamente, dite come volete, parte della registrazione è stata cancellata. Sfortunatamente ci siamo persi precisamente il combattimento contro il Re Nero, ovvero la coppia di Black Lotus. La cosa interessante dell'ultimo re è che ci viene detto che i suoi ricordi sono stati completamente cancellati, i suoi ricordi, la sua volontà, tutto. Del re sono rimasti semplicemente i punti di attacco, di difesa, di velocità, il resto era un'intelligenza artificiale. Solo alla fine sembrava risvegliarsi da questa prigione a cui l'aveva costretta Vaben. E la dice anche lunga di quanto può essere forte la volontà di una persona. Detto questo, vi lascio il video. Siamo davanti alla torre in cui è rinchiusa Yui, pronti ad affrontare il mostro che ci sbarrava la via a inizio sera.相変わらず凄まじいプレッシャーだな。ああ、だけど俺たちはここで負けるわけにはいかないんだ。もちろんだ、キリト。あれからいろいろな戦いがあった。俺たちは強くなった。仲間もこんなに揃った。絶対にこいつを倒して、ゆいちゃんを助け出してみせる。OK ragazzi, sì, il gioco vuole metterci contro questa mostruosità incredibile di cui possiamo targetare una specie di ombelico. Sì, possiamo definirla ombelico? Non so bene anch'io. Come ci dice Shinon, che non appartiene ad Halo e sembra un qualcosa di fantascientifico effettivamente. Ovviamente attacca dal suo punto dove va colpito, giustamente perché così facciamo un po' più fatica a farlo fuori. Quello che diceva Rosso è che c'era un mostro simile anche in Lost Song, per quanto ho capito, ma non capisco il motivo di ciò. Dopodiché si arrabbia un attimino e comincia a sparare palle di fuoco, usa anche le mani contro di noi, spara laser, cioè penso che sia il mostro più fantasioso che io abbia mai visto. Dopo un paio di switch finalmente scopre il suo altro punto debole, che è la testa, che ovviamente diventerà sì un punto debole ma anche il suo punto di forza, cioè attaccherà anche da lì. Stavolta si attivano anche le braccia, che non vi faccio vedere, ma oltre a darci molto fastidio ci rompono parecchio le scatole. Ho deciso di eliminarle tutte e ho deciso di concentrarmi poi sulla testa. Spara raggi giganti, spara fasci laser dall'occhio, cioè veramente ragazzi, penso che sia il boss più fantasioso che io abbia mai visto. Cioè guardate, laser dall'occhio, i laser creano colonne di fuoco, davvero non finiva più. Oh, è anche una barriera giusto per rendere le cose un po' più difficili, perché già non lo erano abbastanza. Un mostro 850 si chiama Verdragung. Cosa cavolo vuol dire quello? Non ne ho l'idea. Una volta calato lo scudo però possiamo colpirlo ancora e alla fine, dopo tante peripezie laser che vengono sparati dall'alto e chi più ne ha più ne metta, riusciamo a eliminarlo. Anche in un mondo molto strano, nel senso che abbiamo fatto spostare la testa e abbiamo fatto. Ok, sconfitto. Io ho già la gola secca. みんなに感謝だ。さあ、塔は目線だ。無理は禁物よ。入り口を封印されたままか。キリト君、でもあの光、今までの解除コンソールにあったものと同じだよ。やっぱり塔の封印を解くのにもオーブが関係していたんだよ。数は7つ。7王のゴーストが持つ全ての王部が必要だったんだな。よし、封印を解くぞ。なんだかおかしな空間だな。ダンジョン名は
バベルの塔。先輩、あの春雪くん、君も気づいたか。キリト、アスナ、どうした黒雪。我々バーストリンカーの中に虚無を扱う者がいる。虚無。この世界には来ていないが、そのバーストリンカーの体内では時間経過がなく、自身の感覚すら消える。その中で過ごすことで周囲の時間を感じることなく、いくらでも時間を飛ばすことができるのだ。それはお前たちにとってはかなり大きな力なんじゃないのか。はい、現実世界から加速してバーストリンクする僕らにとって、その力は脅威です。待ち伏せという行為ができてしまうので。もしかしてこの塔の空間が。ああ、すでに効果は消えているが、同様の感覚を覚える。おそらくこの塔は封印することによって内部が虚無の空間となる。封印された瞬間にユイちゃん自身の時間は止まっていたということになるんだね。ああ、そうだ。なら都合がいいぜ。パパママ待ちくたびれましたってどやされなくて済むからな。そうだね。Ok ragazzi, dentro la torre di Babele, e guardate un po' caso, in giapponese V e B si pronunciano allo stesso modo, della serie che Babel per i giapponesi diventa Babel. Cose strane, vero? Sì. Non abbiamo dati, davvero, non abbiamo indicazioni su quanto sia grosso questo dungeon. E come ci è stato detto, all'interno di questo dungeon era stato creato il vuoto, cioè una zona dove non scorre il tempo e dove le emozioni rimangono quasi in stasi. La cosa interessante è che la gravità è molto particolare qui. Sì, esatto, i nostri personaggi sono capovolti. ho deciso di tagliarvi molto questo dungeon perché è parecchio ripetitivo, i nemici sono sempre gli stessi e, tra parentesi, i nemici sono i guardiani. Per chi ha visto la prima serie di Sword Art Online, soprattutto la parte di Halo, mi sto riferendo, all'interno del Yggdrasil, cioè l'albero più alto del mondo, troviamo gli stessi guardiani che troviamo nella Torre di Babele. Ho pensato a un possibile collegamento Oberon, ma sfortunatamente non accade questa cosa. E ovviamente, come possiamo non trovare, Chrome Disaster, il nostro peggiore incubo. Omae, dosti konna tokoro ni iru nda yo? Yappari ghosto toka tte wake ja nai nda yo na.春雪くんがあれだけ真剣に対峙しているところを見ると、ただのゴーストとは思えない。クローは最もクロムディザスターと向き合ってきたバーストリンカー。あれは最下の鎧そのもの、それだけははっきりしている。そうか、ユイちゃんの元にたどり着くための最後の戦いだね。春雪くんには辛い戦いかもしれないけど。いえ、大丈夫です、アスナさん。あいつがこうしてまた戻ってくるって言うなら、僕は何度でもこうしてあいつを止めなきゃならない。いえ、止めてやりたいんです。迷いは晴れたか、クロウ。はい、よし行くぞ。ユイ奪還作戦のラストバトルだ。Ok ragazzi, ci troviamo di fronte a un Chrome Disaster di livello 400, che stavolta ci dà veramente tanto filo da torcere. Ha un attacco spaventoso, le sue difese fortunatamente non sono grandissime o eccellentissime, se così vogliamo dire, ma ragazzi, il suo attacco è davvero davvero mostruoso, nel senso che quando inizia una combo ci continua a sollevare in aria e cose di questo tipo. La cosa molto particolare di questo Chrome Disaster è, come vedete, che ho tolto una barra di vita ma l'ha recuperata. E non so ancora adesso il perché. Nel senso che arriviamo, togliamo una barra di vita e lui la recupera. A un certo punto io faccio un'altra mossa finale. Come potete vedere, arriva a un certo punto ma la sua vita si rigenera completamente. E non riesco a capire se questa cosa è data da una cosa che sbaglio io, un attacco che fa lui, qualcosa che dovrei parare o cose di questo tipo.
Però continuo imperterrito a colpirlo, andare avanti, cioè a tentare di uscire da questa situazione del tubo. E ancora una volta lo colpisco con tutto quello che ho. Volevo vedere, era arrivato a togliergli la prima barra di vita, ma non appena lo reinquadro adesso. Tra parentesi, ferma anche la mia combo. Non appena lo reinquadro, appena ce l'ha fatto, è ancora con tutta la vita! E siamo a un quarto d'ora di combattimento più o meno. Allettante, fortunatamente, dopo che sono riuscito a fargli uno switch e a lanciargli tutto addosso, allora riesco a sconfiggerlo. Non chiedetevi perché recuperi vita, probabilmente è fatto apposta, non è un'abilità particolare che ha lui, una mossa che ci colpisce, ma semplicemente è scriptato che debba recuperare 3 volte la vita. クロムディザスターの体が粒子となって消えていく。あれは消滅したって言えるのか？また誰かに取り付いたりはしねえのか？みんなそれぞれ確認しておいた方がいい。サイカの鎧は倒した相手や近くにいる相手に寄生する。そういえば再び力を取り戻す機会を伺うって言ってたな。NP、バーストリンカーはみんな無事。まさか ALO のアバターにも取り付く可能性があるってことはないよね。俺たちはアミスフィアでダイブしてるんだ。さすがにそういう機能はないと思うけど。だよね。ちょっとドキドキしちゃう。平気よ。仮に悪意を身に宿してしまったとしても。きっとここにいるみんなが助けてくれる。そうでしょ？うん、そうだね。ちょっと待ってくれ。これは？お兄ちゃん、どうしたの？オーブをまたドロップしたぜ。何？名前はクロムディザスター。それも全部バベルに聞こうよ。そしておしまいにしよう。そうですね。絶対に終わらせてみせます。 Inaspettatamente, a parte che Chrome Disaster mi si è teletrasportato via dai miei piedi, riceviamo un'altra sfera che non può essere definita di colore puro, perché si chiama Chrome Disaster. Quindi proseguiamo, andiamo a chiedere a Vabel il perché di tutto ciò. この情報圧、やつだ。ここまで来たか。バベルよ、貴様の手のものは私たちが全て撃破した。お前の駒はもう誰もいないぞ。そうか。だが我が同胞は量子データとなり我が元へと戻ってきた。案ずるまでもない。同胞、今同胞って言ったのか？ディザスターが同胞って言ったのか？それに戻ってきたって、サイカの鎧を復活させたのはお前なのか？いや、むしろ最初から。ペルソナバベル、あなたの野望はついえたわ。ユイちゃんを解放して、そしてこれまでのことを全部教えて。あなたは何を考えているの？何を考えているか、それは前にも話した通りだ。この世界を黄昏へと導くこと、その初歩の一手としてこの NPC を封印し、そして滅する。そんなことはカーディナルでも簡単にはできるはずがない。ユイは俺が SAO から持ち込んだ存在だ。お前は一体
未来から来て何をするつもりなんだ。そう、このものを滅することは実に面倒だ。骨が折れる。妖精のように死を数える天命が存在するわけでもなく、鋼鉄のもののように戦闘地があるわけでもない。天命 HP ってこと？戦闘地とはバーストポイントのことか。だからわらわはこの世界に負荷をかけることにした。すべてはこの瞬間のために。そのコンソールは誰だ。ゆいちゃん、パパ、ママ。E in una scena che è estremamente commovente, ci danno 18 secondi per poter fare qualcosa, dove io provo a premere tutti i tasti per tentare l'impossibile, cioè salvare Yui. Provo a andare sopra da Babel, ancora per un'altra volta la console, ma niente, non c'è niente che possiamo fare. Matte kure! Mada! Kirito-san! Ittai nani o? 先ほど浮かび上がった幾何学模様の鉄板は、この世界の全てを管理するための神の操作盤です。メタトロン管理者 GM コンソールってこと？ハイエストレベルから見ていても気づかなかった巧妙な策でした。ペルソナ・バベルは GM コンソールを引きずり出すために何度も世界に負荷をかけ続けていたのです。一体どうやって？不なる真意、つまり七王やクロムディザスターの放つ真意の力です。本来真意の力はこの過去の世界の器には耐えられない術式。それを適量以上に過度に暴力的に注ぐことによって、神の操作盤が姿を現すことになったのです。確かに真意なんてシステム度外視の技はこっちのアミスフィアでは使えないわ。くそ、くそ、どうしてサルベージできない？キルト君、無駄だ。可能な操作は一度だけ。もう貴様にできることなどない。あ、お兄ちゃん前に言ってました。SAO の GM コンソールによってユイちゃんが異物認定されちゃって消えそうになった時、データを自分の個人ストレージに逃がしたって。そう、それがサルベージ可能な唯一の手段だから、そうならぬようにした。つまりはあの小妖精は完全に消滅した。神々の黄昏がついに始まるのだ。バーベル！アスナさん！アスナ！やはりバベルには攻撃できないのか。これでこの時代における我の目的は完遂せり、これで世界は破滅へと向かう。わらわの勝利だ。バベル様、キッドさん。なんだあれは。バベルを追う黒い粒子と白の、アスナさん、まさかユイちゃんが。ユイ、まさか嘘でしょ。シリカやめなさいよ、
本当に泣きたいの。本当にユイちゃんが消えちまったなんて、そんなバカな。信じたくねえが、くそ。アスナ、こんな時なんて声をかけてあげればいいのかわからないよ。仕方ないよ。こんな時どう言ったって何の慰めにもならないから。ユイちゃん。結局私たちは何の役にも立たなかったのか。そうですね。クロムディザスターのやつも本当に救えたのか分からずじまいでしたし。ジメジメしたのは嫌いだけどよ。さすがに今は仕方ねえか。こんな時かける言葉が見つからない。こんな結末なんてあんまりなのです。今の妖精さんたちを見ているだけでまるでこちらの胸まで引き裂かれるみたいだわ。彼らとその NPC の心のつながりは現実で育む絆と何も変わらないほどだった。それくらい強固だったってことなの。私たちがここに来た理由って何だったんだろうね。僕も悔しいよ。これじゃあこれまで戦ってきた意味が何もないじゃないか。あら、ねえウイウイ、アッシュはどこに行ったの？外に来てくれ、カモンエブリバディ。ragazzi, davvero non so cosa dire. L'unica cosa che possiamo veramente fare è uscire da qui. Abbiamo perso. Yui è stata cancellata. Il crepuscolo di Babel si avverrà. Però Ash ha interrotto lo strumento e non sapevo neanche il perché, quindi proseguiamo. E andiamo a vedere cosa da dire a quello. Davvero è la prima volta che l'ho fatto, sono probabilmente rimasto sconvolto quanto voi, ma scopriremo nel prossimo episodio cosa intendeva dire Ash. Quindi ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Axel War vs. Sword Art Online. Se non avete capito qualcosa fatemelo sapere, quindi bella ragazzi.